Il mio segreto, cioè, è la mia famiglia, mia figlia, mia moglie, che sono sempre dietro di me. Sono molto contento con loro. La nostra forza lascio vedere sul campo, no? E anche mi piace giocare con quello ruolo che ho detto sempre, che mi piace trequartista, e faccio vedere le mie qualità. E poi dopo abbiamo giocato bene oggi, però è un po' faticoso. Lo sappiamo che quella squadra hanno tante qualità avanti, però alla fine è importante che abbiamo vinto. Abbiamo passato un giro avanti e quello è importante. Se sei in vita privato, se sta bene, quelle altre adesso arrivano da solo, anche in campo, perché non solo noi giocatori siamo robot, anche noi siamo gente normale come voi, però alla fine dobbiamo stare professionisti, siamo professionisti, noi dobbiamo cercare sempre il 100%, il massimo, la mentalità deve stare sempre giusto, e poi quella mentalità di squadra. Non abbiamo perso tante partite dopo Corona, noi vogliamo continuare così. Sono veramente contento che abbiamo giocato così, però noi dobbiamo fare meglio, e noi possiamo fare meglio, però è importante che abbiamo vinto. Adesso il 4 anno, ringrazio tutti i club, perché mi danno tanta fiducia, non solo in squadra, anche fuori dalla squadra. C'è tanta gente che mi danno fiducia, mi sento come a casa. Ho detto sempre che mi piace stare qui in Milano, mi piace giocare qua in San Siro. Però l'unica cosa che manca adesso è i nostri tifosi. Se loro sono qui, veramente siamo più contenti, però va bene, vita così, noi dobbiamo guardare in avanti. Noi adesso dobbiamo recuperare bene, perché noi siamo stanchi adesso veramente. Poi dopo 2 giorni andiamo già lì, noi facciamo tutto per recuperare. Poi dopo quando arriviamo lì, siamo già 100% mentalmente sulla partita contro Crotone. C'è tanta confidenza in me, e voleva fare sempre di più, non voleva mollare, perché c'è sempre aria per arrivare su. Poi ringrazio il mister che lasciami giocare quel ruolo che mi piace, e mia squadra che è sempre dietro di me. Siamo una famiglia, è importante che noi vinciamo da squadra. Sono contento veramente per Colombo, perché lui allena tutti i giorni bene. Anche oggi ha giocato bene, ha fatto il suo gol. Complimenti per lui, deve continuare così, non mollare. Lui è ancora giovane, deve fare ancora di più. Su quello gol ha visto che c'è Colombo, anche Samu vicino di lui, ha fatto un movimento veloce con la testa e ha fatto un passaggio bene. Però va bene. C'era anche il primo tempo un'occasione così con Samu, però lui non è visto che sta qui, sta lì in quella posizione. E in spogliatoio ha detto: guarda, se c'è corner, guardami, sono dove vicino aria. E poi mi è passato benissimo e ho fatto un grande gol, perché ho visto che c'è tanto spazio lì. Abbiamo parlato veloce e poi abbiamo lasciato vedere in campo.